torniamo alla speranza. Questa speranza, come abbiamo visto nella puntata di ieri, che comunque è possibile scorgere, trovare anche nella morte. Dipende tutto da come sappiamo guardare, da dove guardiamo, da cosa ci lasciamo sconvolgere interiormente. Dipende con quale cuore riusciamo ad ascoltare Lui, noi stessi e gli altri. Ma oggi vorrei, ecco, fare un passo in avanti, un passo che ci aiuta a comprendere meglio come la speranza non si vive in un'isola o su di un'isola o da soli, ma la speranza è sempre qualcosa che altri prima di noi ci hanno lasciato in eredità e hanno, direi, costruito per noi. Sentite che cosa dice Papa Francesco. Il mondo cammina grazie allo sguardo di tanti uomini che hanno aperto brecce, che hanno costruito ponti, che hanno sognato e creduto, anche quando intorno a sé sentivano parole di derisione. Scoprire, educarci, seminare la speranza significa sentirsi parte di un creato, di un mondo che Dio stesso ha creato, di un mondo che dobbiamo amare per salvarlo, di un mondo, di una realtà che ci è stata affidata. E questo è il primo miracolo. Quando io mi alzo il mattino e vedo comunque un'alba stupenda, oppure la sera un bellissimo tramonto, oppure vedo fiorire un fiore, oppure vedo la natura ritirarsi, proteggersi perché semmai c'è la neve o perché c'è il freddo, vedo un bambino, tutto questo è motivo di speranza. Il fatto che io respiri è motivo di speranza. Il mondo è il primo miracolo che Dio ha fatto e che continua a fare ogni giorno, ma vuole fare questi miracoli attraverso di me, attraverso di te. Vi ho raccontato qualche tempo fa di quella esperienza siciliana dove gli ammalati, gli anziani mi hanno dato speranza. Bene, quello è il miracolo di Dio che tramite quelle persone fa e continua a fare ogni giorno. Cioè, per vivere la speranza, noi dobbiamo metterci nella condizione di scoprire i miracoli, tra virgolette, che ci passano davanti e che spesso noi non riconosciamo. Ma molte volte anche i miracoli che abbiamo dentro. La vita, il corpo, la capacità di amare, il desiderio di essere amati, l'innamoramento, i figli che crescono, i figli che ci sorridono, ma anche i figli che ci danno preoccupazione. L'invecchiare nella vita per amore, con gioia, è un segno di speranza. Speranza è vedere anche quando uno lotta e vince, e lotta con forza e lotta con coraggio. La forza, il coraggio, è un miracolo quotidiano. Allora, vogliamo scoprire la speranza dentro di noi, dentro te stesso? Bene, cerchiamo di guardare il mondo, le persone, i luoghi in cui viviamo con occhi nuovi e con un cuore pieno di amore. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!